10 pagine che scrivo, in classe si sta zitti. Quanta assurda disciplina, in piedi in riga e dritti. Che poi non parlavo io, rispondevo ad Arturo, che in inglese mi chiedeva: come fa? Non c'è futuro. Buongiorno a tutti, benvenuti in questa giornata particolare in cui la Scigaera si apre di giorno. Benvenuti a Quando l'educazione cambia. Oggi la pianta anarchica, e ringraziamo anche la Scigaera per la disponibilità data, insieme al collettivo milanese per l'educazione libertaria, abbiamo organizzato insieme questa giornata dedicata all'educazione libertaria. Benvenuti a tutti. Che la rete promuove momenti come questo, ve ne sono stati a Genova prima della nascita di alcune esperienze che ora lì stanno sviluppandosi, ve ne sono stati a Bologna, quando è nata l'esperienza di cui poi ci parlerà Gabriella, che si scusa perché in ritardo per ritardi dei treni, ma arriverà a breve, e così anche in altri contesti territoriali. Quindi in realtà la rete si pone come finalità quello di seguire, promuovere, sostenere nelle sue possibilità esperienze educative di tipo libertario. Noi oggi quindi vi proponiamo solo un momento di riflessione, un momento di riflessione che, come già diceva Daniele, non è sicuramente in forma a conferenza. Abbiamo la fortuna di avere qui con noi appunto persone sia di Milano ma anche di fuori Milano, come Giulio che è qua a fianco a me, che viene da Verona, da Tiscano, che è una delle esperienze, anzi è l'esperienza forse che ha un periodo più lungo di esistenza in Italia. Verrà appunto Gabriella. Quello che vi vogliamo proporre quindi è un incontro a partire dalle esperienze, quindi non tanto delle conferenze sul tema teorico, che poi magari salterà fuori in questioni ovviamente anche di riflessione, ma sul tema teorico della pedagogia libertaria, ma a partire proprio dalle esperienze che faticosamente, come vedremo anche con difficoltà e anche contraddizioni, stanno nascendo in Italia. Come sapete, le esperienze delle scuole libertarie, che in Europa si chiamano in genere democratiche, fuori dall'Italia è molto più lunga, è molto più consolidata. Da noi diciamo che queste esperienze appunto sono nascenti. Come pensavamo la cosa? Pensiamo che questi interventi iniziali della mattinata, se possibile, di viverli nel modo più interlocutorio possibile. Cioè ognuno, ciascuna e ciascuno di noi, assolutamente, liberamente, mentre Giulio, Gabriella, poi adesso avremo Oscar, anche perché la realtà qui della Scigaera ha dato vita anche anni fa a un'esperienza chiamata la Scigherina. Ecco, in tutti questi interventi ciascuno e ciascuno di noi ha assolutamente possibilità di intervenire, di interloquire, di porre domande, di porre questioni. È necessario, ovviamente non è un dovere, per carità, non è un obbligo, però noi pensavamo utile questa modalità, perché proprio abbiamo intenzione di segnarci, e chiunque può anche prendere il pennarello e segnare lì alcuni nodi o questioni che emergono, perché poi saranno questi che vedremo di riprenderli nel pomeriggio in gruppi di discussione, magari più mirati alle questioni emerse nella mattinata. 10 pagine che scrivo, in classe si sta zitti. Quanta assurda disciplina, in piedi in riga. Allora, quando è nata la Scigaera nel 2006, ci si era posti comunque l'obiettivo anche di pensare al fatto che in uno spazio come questo, che di solito viene usato per concerti, teatro, per iniziative, ci fosse anche uno spazio per i bambini e le bambine. Crescere bene i propri figli, anche questo sembra che debba essere un'azione diretta. Noi invece qua vorremmo fare in modo che questo che, diciamo, questa dimensione di educazione torni ad essere dell'ordinario, del quotidiano, e quindi invitiamo i genitori a proporci delle cose e a vivere qua dei pezzi della propria quotidianità.